niente, ci troviamo qua, come ben sai, questo è l'incrocio di via Lido, via Trieste, via Lido. Un incrocio in sicurezza. Un incrocio pericolosissimo, Paride. Ti faccio una domanda, caro Paride. Ma lui pensa che ha tagliato un pezzettino di erba, potato qualche pianta e policoro è sicura? Paride, la sicurezza in questa città dipende anche da questi semafori. Ti voglio ricordare, caro Paride, che dal 12 novembre questi semafori qua, nessuno è intervenuto. Questo incrocio è pericolosissimo. Oggi è lunedì, Paride, ma se tu vieni qua tra sabato e domenica, qua ti trovi di fronte, innanzitutto, sembra tipo... Cosa succede il fine settimana? Il fine settimana qua succede il macello, Paride. Succede perché le persone, qua non ci sono segnali, quindi non si sa, le persone non sanno chi deve passare prima, chi deve passare dopo. E seconda cosa, ma non di meno importanza, che qui arrivano tutti quanti ad alta velocità, caro padre. Questa è una strada dove si corre, questa è diventata una pista, padre. L'assessore alla sicurezza ha detto che è una città sicura questa. Ma lui ci deve spiegare che significa. Ah, forse secondo me lui sai che cosa vuole far capire lui sicura? Che ha messo due telecamere in centro a Policoro e pensa che è sicura. Ma questo fa parte della sicurezza o no? Questa è super sicurezza, padre, perché tu mi insegni, cioè, sabato e la domenica, quando qua arriveranno 7-8.000 persone a mare, caro padre, qua scappa il morto. Allora il vice sindaco ci deve far capire, lui sta aspettando che scappa il morto per venire a mettere i semafori. E un'altra cosa, padre, sicuramente lui sai che cosa dirà? Che i semafori non è competenza sua, le solite chiacchiere su, perché lui così è. Lui è bravissimo a tergiversare, perché lui adesso vuol far capire che il problema non è suo, ma è di Vito Tralli che rompe sempre le scatole e attacca il comune. È così bravo a tergiversare, ma sì, i cittadini hanno capito che questa... Ma io penso proprio di sì, i cittadini... O si fanno prendere in giro, ma secondo te? Sono intelligenti? Assolutamente, i cittadini di Policoro sono innanzitutto bravissime persone, sono intelligenti e capiscono che loro cercano sempre di camuffare, di far vedere. Ma non è così, caro padre. Lui può dire tutto quello che vuole, andiamo bella Policoro. Anche perché le immagini non mentono, o sbaglio? Noi, perciò lui può dire tutto quello che vuole. Noi vediamo ciò che succede e vediamo. Cioè noi ci troviamo qua di fronte a questo semaforo. Dal 12 novembre, perché ad oggi 15 giugno ancora nessuno è intervenuto, caro Paride? Io, e poi la cosa che mi fa rabbia, sai qual è, Paride? Che lui di qua ci passa 100 volte al giorno. Ma possibile? Ma dove abita lui? Lui abita un villaggio qua più avanti. Ah, ma ci destra. Abita, quindi ci passa lui, di qua. Paride, lui questa strada. Ma non le vede, certe cose forse non le vede. Allora, Paride, se lui non la vede, io gli consiglio una buona visita oculistica. Se lui non la vede, Paride, perché è impressionante, è impossibile non vedere questo, Paride. Se io arrivo qui con la macchina. Io ti invito, Paride, a vedere quante persone qua se si fermano, se danno la precedenza. Nessuno lo fa, Paride, perché è terra di nessuno. Qua si cammina e si corre, Paride. Qua è pericolosissimo. Non si devono dimenticare che qua abbiamo queste mezze piste ciclabili. Sono pericolose anche per quelli con la bicicletta, Paride. Lui deve dimostrare, no a chiacchiere su, sicura. Io qua non ne vedo sicurezza a questo incrocio, Paride. Io sicurezza qua non ne vedo. Qua c'è il semaforo, Paride, che fine ha fatto? Che fine ha fatto? Perché non ci dice che fine ha fatto i semafori? Perché lui non dice alla popolazione che fine hanno fatto i segnali stradali, Paride? Mancano i semafori, ma anche i segnali stradali. Paride, sono spariti. Ma forse non servono. Come non servono? Non servono? Come non servono? Non ho capito. Servono e come? Perché sai quando se ne renderà conto? Se puta caso succede qualche disgrazia, padre. Perché io non voglio. Vedi come passano, padre. Cioè, capito? Senza terra di nessuno, padre, ma l'abbiamo visto. Ma tu l'hai visto, padre, come adesso camminava questa persona? Tu hai visto che per caso ha guardato a destra e a sinistra, ha dato precedenza. Fammi capire. Mettiamo che adesso in questo momento si trova il vice sindaco Marrisi a passare di qua. Ma forse lui passa via mare. Passa via mare, sì, con lo yacht, con la barca, via mare. Se vai in basso, hai fatto la foto a Marinax su Benito. Sì, lui passa via mare, forse. Ho capito, allora se lui passa via mare e i cittadini passano di qua con la macchina, caro Paride, è giusto che lui viene qua e si viene a rendere conto di quello che sta succedendo. Ma i cittadini sono ospiti. Paride, mi fa morire, ha avuto il coraggio lui di dire a me, ospiti, ha avuto il coraggio proprio ieri, Paride, in un intervento che ha fatto un signore. Che non è, perché voglio ricordare al vice sindaco Marrisi, che poi sinceramente, padre, posso dire la cosa, secondo me è lui il sindaco di questa città. Lui non è il vice sindaco, lui è il sindaco di questa città. È sbagliato a chiamarlo vice sindaco. Però andiamo avanti. Ieri su un suo post c'è una persona, ma tante, perché lui ogni persona che poi li commenta, non che li commenta a sfavore, padre, che li fa notare che qualcosa non va in questa città, o blocca, oppure li chiama ospiti. Li voglio ricordare al vice sindaco Marrisi e assessore alla sicurezza, come lo chiamano gli altri, che
che queste persone non sono ospite. Pare che l'ospite è quello che viene, prenota una settimana in albergo e se ne torna a casa sua. L'ospite è quello che viene, prende la casa in affitto e se ne torna a casa sua. Qui c'è gente, caro Paride, che ha comprato la casa, ha investito a Policore, ha cacciato i tubetti anni e anni e anni fa, parliamo di 10 anni, che ha investito sulla seconda casa. Ah, quindi sono persone che votano a Policore. Hai capito bene, Paride, sono persone che votano, persone che hanno la residenza, persone che hanno investito i loro sacrifici perché hanno creduto in Policore. Cosa succede? Lui quelle persone li chiama ospiti. Perché? Perché gli stanno facendo vedere una cosa che non va. E mica qua, tu sei il vice sindaco, tu devi fare vice sindaco sia se uno ti fa i complimenti, se anche se uno ti dice che tu non stai facendo bene. Devi accettare le critiche, caro Paride, si accetta. Le critiche vanno accettate. Vedi, Paride, che succede? Tutta velocità. Lui la deve smettere. E gli voglio ricordare un'altra cosa, vice sindaco. Queste persone che lui oggi chiama ospiti, queste persone lo hanno votato 3 anni fa. E adesso che fai? Adesso perché questa persona 3 anni fa ti ha votato? Perché tu gli hai chiesto il voto, Paride. Lui ha chiesto il voto. Queste persone lo hanno votato perché hanno creduto in questa amministrazione mascia e company. Oggi che ci sono problemi a Policoro e qualcuno di questi fa notare il problema che c'è a Policoro, lui che fa? Lo chiama ospite. Io mi sono offeso quando lui mi ha chiamato ospite, visto che io ho un carattere diverso, pare, non lo penso proprio. Però lui non si deve permettere il lusso di chiamare le persone che qua hanno cacciato i sacrifici, i sudori di una vita. E pagano le tasse. E pagano le tasse, pagano l'immondizia qua, padre. E lui li chiama ospiti. Noi non andiamo a mangiare a casa sua con soldi suoi. Vabbè, Vito, ma scusa, ma tanto è facile, basta mettere un titolo bello, rendiamo bella Policoro e tutto passa. Ma lui con le parole è bravo, lui è un incantatore di serpenti, per come la vedo io. Ma è possibile che la stagione estiva è iniziata, i semafori a Mare Magno, che è pericolosissimo. Oggi abbiamo scampato un incidente, oggi c'è passato quella a tutta velocità. Allora io quindi invece di ringraziare queste persone le chiama ospiti. Li chiama ospiti, offende pure, ha coraggio pure di offendere queste persone, perché sinceramente, Paride, io che ho investito qua 150.000 euro per comprare la casa 10 anni fa e ti pago oggi le tasse a te comune di Policore e tu mi chiami ospite, io mi sento offeso, Paride. Io mi sento offeso, mi sento umiliato, tu mi devi chiamare ospite. Chi sei tu per chiamarmi ospite? Tu sei il vice sindaco, non sei il padre eterno. La città non è tu. Che dovresti essere il sindaco di tutti i cittadini, no? No, lui è sindaco a conto, lui è vice sindaco a conto suo. A chi dice lui? Per conto suo. Lui questo fa vedere che ha tagliato l'erba. Perché non viene qua e dice effettivamente qua manca il semaforo, è pericoloso? Com'è? Solo io? Secondo te, pare che solo io cretino tra le vite mi sono reso conto che questo incrocio è pericoloso? O secondo te pure le persone si sono resi conto che effettivamente... Allora, chiediamo ai cittadini di giudicare queste immagini. Infatti, io quello che chiedo ai cittadini, se per i cittadini di Policoro oppure per gli ospiti, attenzione, per me sono cittadini, per me sono cittadini, lui li chiama ospiti, io chiedo l'intervento dei cittadini, degli ospiti, come li chiama lui, di giudicare queste immagini e se per loro questa via Lito è veramente, come dice il vice sindaco, Policoro è in sicurezza, è pronta a partire.